La nuova stagione di Belve è iniziata con grande attesa e curiosità. Le prime interviste condotte da Francesca Fagnani hanno suscitato reazioni contrastanti. Mara Venier, Riccardo Scamarcio e Flavia Vento hanno offerto spunti interessanti, ma anche momenti imbarazzanti. La Fagnani, con il suo stile incisivo, ha cercato di mantenere alta l'attenzione, ma il rischio di cadere nella prevedibilità è sempre presente. Francesca Fagnani è nota per le sue domande scomode e il suo approccio pungente. Tuttavia, gli ospiti hanno imparato a gestire le sue provocazioni, portando a una situazione paradossale. L'effetto sorpresa, fondamentale in un'intervista, tende a svanire. Gli ospiti, come Flavia Vento, si trovano a rispondere a domande ormai conosciute, rischiando di far perdere interesse al pubblico. L'intervista recente a Flavia Vento ha messo in evidenza questo problema. La soubrette ha condiviso aneddoti sulla sua vita, ma l'approccio ironico della Fagnani ha rischiato di sminuire il contenuto dell'intervista, creando tensione e confusione. Le critiche verso la conduttrice sono state molte, accusandola di essere troppo rispettosa con alcuni ospiti e sarcastica con altri. Gli spettatori si aspettano un'intervista che rispetti la dignità di ogni ospite, indipendentemente dal loro background. In conclusione, il successo di Belve dipende dalla capacità di Francesca Fagnani di rinnovare il suo approccio, bilanciando la sua parlata romanesca e il suo stile diretto con un genuino rispetto per gli ospiti. Solo così il programma potrà continuare a sorprendere e intrattenere il pubblico, evitando di diventare una mera ripetizione.